Continuiamo con la migliore attrice protagonista. Vediamo le candidature. Valeria Bruni Tedeschi, I villeggianti. Sì, sono io ancora, scusa. No, volevo dirti, semplicemente non è finita. Stai facendo un errore d'analisi, non è grave, ma non siamo noi che decidiamo. E non è finita. Jasmine Trinca, la dea Fortuna. Vabbè, ma non è che ci si lascia così dopo tanti anni per un paio di corna, no? Tu sei lasciato per molto meno onori. Vabbè, ma che c'entro io? Io sono impulsiva, non riesco a stare in coppia. Voi siete due gemelli siamesi, vi stacca poi. Isabella Aragonese, mio fratello rincorre i dinosauri. Credo che Joe non sia pronto. Perché? Beh, ha troppa paura. Ho capito, ma soltanto prendendosi dei piccoli rischi che può fare dei passi in avanti. Vabbè, se finire sotto una macchina per te è un piccolo rischio. Ma che dovrebbe per forza finire sotto una macchina? Non siamo in città, voglio dire, è un piccolo paese, cosa può che gli succeda? Ha ragione. Linda Caridi, ricordi? No, invece no, io invece ho parlato e gli ho detto ma tu che ci facevi? A che pensavi lì tutto solo? E lui mi ha risposto, non vorrei intristirti. Per una volta l'ha detto una cosa sensata. Poi lei ha risposto, mi pare poco probabile. Lunetta Savino, Rosa. I vetri sono troppo scuri, non vedi? È buio. Te l'ho deciso, ti i colori dei vetri. Ma tu me lo dovevi dire prima che veniva così. Io mi sento male solo a stare due minuti qua dentro, figuriamoci mo per l'eternità. Dobbiamo cambiare i vetri. Valeria Golino, Tutto il mio folle amore. Tu non hai fatto un figlio con me perché avevi paura che diventasse come Vincent. Dillo che mi somiglia. Dillo. Dillo che è colpa mia. Dici la verità per una volta. E come avete visto sono sei in questo caso le candidature, perché evidentemente c'è un ex aequo, quindi abbiamo la fortuna di avere in collegamento queste sei attrici che ci hanno regalato queste meravigliose interpretazioni. Un rapido commento, iniziamo da Valeria Bruni Tedeschi. Buonasera Valeria. Buonasera. Per me questa nominazione è una nominazione che riguarda tutti gli attori del mio film, che è un film di troupe. È un film con 20 attori che hanno 20 ruoli molto importanti ciascuno, e dunque penso a tutti loro e insomma vi ringrazio. E andiamo, grazie Valeria, andiamo da Jasmine Trinca. Ciao Jasmine. Buonasera a tutti e bentrovati. A me piace poco parlare di me, quindi prima di tutto un pensiero alle mie amiche, compagne, candidate. Sentiamo sempre la mancanza di voi, del vostro talento, e penso che quest'anno, come da tanto tempo ormai, i ruoli femminili pieni e tondi ci mancano, e quindi mi auguro di ritrovarvi sempre più presenti e numerose come prima cosa. L'altro pensiero è, stasera mi sarebbe piaciuto vedere oltre a noi, così tanto visibili sempre, tutti gli altri che il cinema lo fabbricano. E quindi penso a loro, a tutti i candidati e ai non candidati, penso a chi ha fabbricato il film La Dea Fortuna anche per me, quindi Ferzan, gli altri attori, i compagni di viaggio e tutto il gruppo di lavoro. Sicuramente so che quando cammino non cammino da sola. Grazie Jasmine, andiamo da Isabella Aragonese. Buonasera Isabella. Sì. Un saluto alle altre candidate, le grandissime attrici che mi accompagnano. E, è molto strano per me stasera parlarvi da qui, mi sento molto sola, ma è in netto contrasto con il film che rappresento, che mio fratello rincorre i dinosauri, di Stefano Cipani, un'opera prima che ha avuto... è stato accolto con tanto affetto, ha avuto tanto pubblico, tanti premi, quindi sono una rappresentante di questo film, perché questo film è stato fatto da una comunità di persone.
È stato girato un anno fa, sembra un secolo, è un film pieno di contatti, di bambini, di abbracci, quindi sembra tanto tempo fa. È un film che passa il messaggio che uniti, che insieme, che una comunità che ha un unico obiettivo può superare qualsiasi conflitto, e quindi sono felicissima di rappresentarlo oggi. Adattissimo a questo periodo, insomma, in qualche modo. Andiamo da Linda Caridi. Buonasera Linda. Buonasera Carlo. Ciao a tutte. Io anche ho un'emozione grandissima per questa prima candidatura e sono emozionata di condividerla con delle artiste che stimo molto. E inoltre a questo sono molto emozionata perché questa celebrazione arriva in un momento in cui il cinema e i mestieri sono fermi, dolorosamente fermi, quindi vi ringrazio a titolo personale anche per questa festa. Vorrei ringraziare Valerio Mieli, vorrei ringraziare Luca Marinelli, tutto il cast e tutta la troupe di Ricordi e l'assetto produttivo grande di BB Film, le film di Sicat, Leia era il cinema. Insieme a loro la mia emozione si moltiplica perché dentro al mio lavoro piccolo c'è tutto in loro. Grazie. Grazie a te Linda, andiamo da Lunetta Savino. Ciao Lunetta. Ciao, ciao Carlo, ciao a tutti. Eccomi. Io sono anch'io ovviamente molto emozionata di stare in questa meravigliosa rosa di attrici con Rosa, che è un personaggio che ho amato moltissimo. Ringrazio Katia Zoglia, la regista, opera prima, che mi ha regalato questo ruolo da protagonista. È la mia prima vera protagonista al cinema. C'ho 60 anni, insomma, ci ho messo un po' di tempo, però sono felice, veramente felice di arrivarci con questo film che parla di una donna, di una rinascita, di una donna che ce la fa dopo un grandissimo dolore, e quindi lo dedico a tutte le donne. Grazie Lunetta. E naturalmente abbraccio tutte le partner del film, Simonetta Solder, Anita Kravos e il mio meraviglioso partner maschile Boris Cavazza. Dicevo, non è mai troppo tardi ed è una candidatura meritatissima. E per chiudere, eccola, l'avevo preannunciato che sarebbe tornata Valeria Golino. Eccoci qua, ciao Valeria di nuovo. Eccoci qua di nuovo, sono qui in rappresentanza di tutto il mio folle amore. La mia candidatura la devo e la dedico a Gabriele Salvatores, che è un regista che ammiro e a cui voglio un mare di bene. Ai miei partner, Diego Batantuono, Claudio Santamaria, il meraviglioso Giulio Pranno, ringrazio Rai Cinema, ringrazio l'Indiana di questa possibilità e della mia presenza qui stasera. Bene, grazie. Grazie Valeria, apro la busta e vediamo chi è la miglior attrice protagonista. Davide Donatello a Jasmine Trinca per il film La Dea Fortuna. Beh, grazie ragazze, a tutte le attrici che sono lì, non ho parole, la mia più profonda stima. Anch'io faccio entrare un'amica, Angelina Jolie, che è il cartonato di mia figlia, che non vuole comparire. Hai capito, eh? Che ospite avevi a casa? Mia figlia ha degli esempi femminili molto più alti del mio. Perdonatemi, davvero non me l'aspettavo, ma... Allora, ringraziare Ferzan, che me l'ha detto tutto il tempo, che un'attrice protagonista non si vede dalla quantità di minuti in un film. E Anna Maria nella Dea Fortuna compare eppure resta, come tante persone che segnano la nostra vita. Non posso non pensare a Edoardo Leo e a Stefano Accorsi, che sono stati i miei fratelli nel film, e ai due giovani attori, ma tutti gli attori del film, perché, come vi dicevo prima, è il lavoro collettivo, non posso pensare ad altro. Eccola! Come si chiama questa meraviglia? Si chiama Elsa. Ciao! Nata libera. Ragazzi, sono disorientata. Voglio pensare, questo premio è un premio all'attrice, ma davvero è un premio che condivido
con tutte le persone che sono state in questo film e tutte le persone che ho avuto la possibilità di incontrare in questo percorso della mia seconda parte di vita, che è il lavoro. E penso che il posto, Ferzan riscrive, no? Anche degli scenari. Cos'è la famiglia? È il posto del cuore e della cura. Io penso a tutte le persone che non solo mi hanno cresciuta, mi hanno voluto bene, hanno avuto cura di me. E questo premio è per Fra e Elsa. Bene, abbracciale e di nuovo festeggia con tua figlia. Grazie, grazie, grazie. Grazie, Ferzan.